Buongiorno Ettore Licheri, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Allora, Buongiorno, buongiorno a voi. vado con pochi preamboli per recuperare un po' di tempo. Insomma, sembra che ci sia uno spiraglio. Bisogna mettere in sicurezza il recovery plan, Consiglio dei Ministri e trasmissione al Parlamento del nuovo piano. C'è dunque, secondo lei, un accordo per un Conte ter tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che può andare bene a Italia Viva? Ma forse sta riaffiorando una politica di responsabilità, quel senso istituzionale che ha invocato il Presidente della Repubblica ormai da tanto tempo e da ultimo anche nel suo discorso di fine anno. Io credo che si sia capito che gli italiani in questo momento chiedono al governo, ai parlamentari, ai senatori e ai deputati di non litigare, di concentrarsi sulle cose reali che servono al paese. Il recovery plan è la prima cosa che abbiamo davanti, la prima Allora, sfida che abbiamo davanti. Licheri, se si andrà verso un Conte ter, lei rimane dell'idea, insieme al Movimento 5 Stelle, che i vostri ministri siano insostituibili? Per dirla con le parole del Premier, che siano ancora la miglior squadra possibile e che non debbano essere toccati? Beh, in qualche modo stavate parlando pochi secondi fa, no? Con l'onorevole Romani. Insomma, abbiamo un ministro dell'istruzione che si sta battendo come una leonessa per far tornare i ragazzi a scuola in presenza. Abbiamo una ministra del lavoro che ha introdotto la cassa integrazione per i professionisti, per gli autonomi, per le partite IVA. Abbiamo un ministro dello sviluppo economico che ha portato un pacchetto transizione 4.0 a 23 miliardi, l'ha quadruplicato per la Quindi competitività e loro non si l'innovazione delle toccano. imprese italiane. Non voglio fare torto a nessuno, ma quella è una squadra che sta lavorando in maniera egregia, ma questo ce lo riconoscono a voce bassa anche gli avversari. È difficile però entrare in Quindi una buona fede a Di trattativa per un nuovo Maio, no? governo dicendo non si toccano i ministri, eh? No, quando i ministri lavorano bene e quando soprattutto ci si concentra sui temi piuttosto che sulle poltrone, io credo che ci si riesca a fare. Allora, mi dica una cosa anche, Licheri. Matteo Salvini ha detto in queste ultime ore, insomma, arriveranno degli esuli dal Movimento 5 Stelle, se ne parla di 3 e di 5. Lei è sicuro che, specie al Senato, dove i numeri sono più ballerini, terrete botta e che non vedrete defezioni? Però mi dica la verità, da quando è che lei sente questa storia della spaccatura, Però lei mi dica anche da dell'esodo? quanto tempo è che non perdete senatori, perché qualche volta ve l'hanno fregati. Beh, va bene, ma siamo dentro la media, come si dice, nazionale. Se lei conta il numero dei cambi di casacca che ci sono stati quest'anno, insomma, non è solo il Movimento 5 Stelle a Però essere il coinvolto da Movimento questo 5 Stelle, mi fenomeno, che permetta, è peraltro. l'unico partito che ha rappresentanti in tutti i gruppi del Parlamento. Sì, no, beh, è chiaro, perché essendo più numerosi è evidente che poi in misura percentuale siamo stati colpiti di più, ma le assicuro che nessuno è immune da questo genere di fenomeno del cambio di casacca. Detto questo, Salvini parla di scouting quando lui stesso qualche anno fa era insorto contro un fenomeno di reclutamento nel Parlamento e che aveva riguardato poi quello che adesso invece ha come alleato. Faccio solo una battuta a Licheri, non si occupano di poltrone, ma si sono occupati molto di banchi con le rotelle, spendendo anche 400 milioni inutilmente, quando il problema della scuola non era quello dei banchi, ma era quello dei trasporti per portare gli alunni nelle rispettive scuole. Diciamo c'era un po' di miopia rispetto alla soluzione del problema. Come andrà a finire? La Andrà a stessa finire battuta che... di Salvini, Romani. Che No, non è una peccato. battuta di Ha Salvini, è la fatto la realtà stessa purtroppo. battuta di Salvini. Lei Ma e non è una Salvini battuta, è la realtà. Avete speso 400 milioni per comprare quella dei banchi spiritosa gine da quantitativi? bar che appartiene a Salvini, ma non a lei. Ma Ma non a guardi, io lei. sento i tuoi I interventi in banchi aula, quindi con le non rotelle esagerare neanche in entrano nei modelli televisione. pedagogici, lei lo sa, no? E sono Consentimi stati acquistati. una battuta che però Va parla di un bene. problema che No, c'è, no, che no, la ma no, no, era confusione solo per non che si è svilire il ingenerata tono anche del presso coloro dibattito, che vanno a ecco. scuola, è un problema che abbiamo ascoltato anche prima nelle corrispondenze da alcune scuole di Roma. Come andrà a finire? Andrà a finire che probabilmente è anche una partita poker dove il bluff non verrà scoperto perché probabilmente, come dice sempre qualcuno, non si potrà andare a votare a fronte di questo periodo straordinario che stiamo attraversando. Però Vabbè. che ci sia una totale e assoluta insoddisfazione da un lato rispetto a quello che è stato detto ed è stato fatto sul recovery plan.
dall'altro sulla compagine governativa, quindi dei cambiamenti ci saranno. Che poi il cambiamento si trasformi e abbia come esito finale un Conte bis rafforzato, un Conte ter profondamente rinnovato, questo non lo so. Io ho l'impressione che il Quirinale, grazie al cielo, porterà questa pattuglia, chiamiamola di irresponsabili, ma è solo una battuta, a un esito che possa essere congruente con l'interesse del Paese. Grazie, allora. E mi auguro che tutto finisca poi dando all'Europa le risposte che l'Europa sta aspettando da noi. E che si aspettano anche i cittadini italiani. Grazie Romani. Esatto. Ultima battuta per Licheri, veramente in un flash. Non c'è alternativa a Giuseppe Conte per voi? Ovvero, oltre Conte c'è solo il voto? Sì, sì, oltre Conte c'è solo il voto. Non riusciamo a concepire un altro orizzonte politico che non preveda Giuseppe Conte leader di questa azione politica. Dobbiamo lavorare sul recovery plan. Il recovery plan ha un nome e un cognome, non lo può negare nessuno. Questo nome e cognome è Giuseppe Conte. È un movimento che dietro l'ha sostenuto fin dal principio, quando invece andava in Europa dileggiato a combattere contro i falchi del nord e i paesi frugali. E quel movimento appunto si chiama Movimento 5 Stelle. Quindi le nessuna ipotesi di altri governi guidati magari da un PD. Prego, scusi, ci siamo nessuna accavallati. Nessuna ipotesi di altri governi guidati magari da un esponente PD. Vedrebbero il Movimento 5 Stelle disponibile. Giuseppe Conte deve portare avanti la sua azione politica. Ha iniziato ed è diventato immediatamente un modello di comportamento politico anche per gli altri paesi all'estero. E deve continuare a lavorare. Lasciamolo sereno, lasciamolo tranquillo. Sereno non me lo deve dire sereno, perché sennò poi lei mi fa le battute di Renzi per restituirgli la pariglia. No, troviamone un altro. No. Ritiro la parola sereno. Perfetto, grazie ancora Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Buona giornata.